castello della città. Il castello è stato costruito tra il 1400 e il 435, è stato abitato dai conti della Provenza, in seguito dal XVII al XX secolo è stato adibito anche a prigione e quindi è un simbolo infausto dell'aristocrazia francese, ma è anche servito a protezione dalla città. Un'inquietante mirata. Questa cripta riposa Santa Marta, che ospitò e accolse Cristo. Lì, in lontananza, vediamo il sarcofago con i suoi resti. Questa è la tomba di Jean de Cossa. Jean de Cossa era un cittadino napoletano rimasto fedele al re René e lo ha seguito nel 400 da Napoli. Lui era conte di Troia, quindi conte che proveniva dalla Puglia. Ha seguito il re ed è diventato un suo governatore per la Provenza e ha anche dominato e guidato i popoli della Liguria. Quindi in sua memoria il re ha eretto questo monumento funebre. Mai pensato di aver trovato un napoletano qui. Voici le Ron! Siamo in Piazza San Pietro e la piazza prende nome dalla chiesa alle mie spalle, che è stata costruita una prima volta nel 700, anzi nel 600, quindi il VII secolo, per poi essere riedificata nel 1350 e essere successivamente rimaneggiata con la facciata che è della parte centrale del 1500 e un interno del coro in legno dorato che la fa rassomigliare a una chiesa barocca un po' manieristico del 1600. Comunque un capolavoro del Rinascimento francese. Brindo por esa ilusión. Ciao bella, bella ciao! La nostalgia di un tempo, pedazo di nostro. Siamo nel Palazzo dei Papi e questa è la sede di quello che era una specie di tribunale dove venivano tenute audizioni pubbliche. Non è rimasto molto in termini di decoro, ma c'è il lavoro di molte maestranze italiane. La cosa interessante è che l'assemblea di giustizia del tribunale si teneva all'interno di un cerchio e somigliava alla ruota di un carro. Di qui, a partire dal 1336, il nome del tribunale, la rota, e quindi il nome anche attuale del tribunale ecclesiastico, la Sacra Rota. 20 anni a costruire
Il palazzo fu costruito principalmente da due papi, di cui il primo fu Benedetto, purtroppo non ricordo il nome del secondo papa, e ad ogni modo furono 9 nel complesso i pontefici a risiedere qui, a causa delle continue guerre tra le famiglie dei baroni di Roma. Tra i personaggi italiani illustri che frequentavano questi luoghi ci sono Francesco Petrarca, il poeta, e Cola da Rienzo, che fu nunzio apostolico, tribuno della plebe di Roma, e, diciamo, all'ultimo, nella sua seconda ascesa al potere, fu rovesciato dal popolo stesso, appeso per i piedi e squartato. Un destino che avrebbe poi seguito anche il duce Mussolini. Il sogno e il problema per tutto il Medioevo era quello di riportare Roma agli antichi fasti, quindi la venuta del Papa ad Avignone era certamente un segno di abbandono e di fallimento di questi sogni. Alle nostre spalle degli affreschi di Simone Martini, tratti dalla cattedrale di Notre Dame di Avignone, nel 1960 c'è stata l'asportazione, sono stati portati qui e restaurati, come meglio non Simone Martini. Siamo agli albori ancora della prospettiva in cui le figure appaiono schiacciate, non hanno ancora una loro profondità, ma Simone riusciva ad avere delle linee assolutamente continue, spesso bordate d'oro, con i personaggi vestiti riccamente, e però gli italiani si facevano venire dei colori dalla Turchia. La sinopia è, diciamo, un colore metallico che permetteva di dare un contorno all'opera e un valore di insieme maggiore all'opera in termini di leggibilità. Che pensava che non mi importava, che una carezza podia. Questa era la cappella decorata da Matteo Giovannetti, il pittore del Papa, e la cappella è dedicata a San Giovanni Battista e anche a San Giovanni Evangelista, e riprende il modello di San Giovanni Laterano a Roma. E c'è una connessione politica quindi tra il decoro di questa cappella, che vuole fare di Avignone la nuova Roma in termini teologici. Siamo nel Palazzo Vecchio. Questa è la sala delle feste. Una volta era decorata di affreschi, ma c'è stato un incendio nel 1400. Visita al Palazzo dei Papi è stata bella, ma devo dire leggermente al di sotto delle mie aspettative. Ho trovato il palazzo in uno stato di conservazione non perfetto, ma chiaramente la conservazione è stata fatta bene e che ha subito delle traversie storiche. E poi ci sono, diciamo, di fatto soltanto 2 sale affrescate con gli affreschi leggibili, delle quali una, la più bella, di quella di San Marziale, che non è accessibile perché è stato effettuato un restauro e si è in fase di studio per la stabilità dell'umidità e delle temperature.
tornando da Avignone ad Arles, da una strada diversa, il paesaggio è diventato ancora più bello.